tanti gli investimenti e progetti in atto nel comune di Pelago grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre 10 milioni di euro di finanziamenti, di cui 8,5 rivolti alle scuole, con due importanti progetti che prevederanno la demolizione e la ricostruzione di edifici scolastici finalizzati a migliorare la qualità della vita dei ragazzi sui banchi di scuola. Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7 milioni e 200 mila euro per costruire le nuove scuole medie di San Francesco, quindi procederemo alla costruzione di questo nuovo immobile e la demolizione di quello vecchio. Abbiamo ricevuto anche 1 milione 320 mila euro per la costruzione del nuovo nido in località Le Falaie. Oltre agli edifici scolastici, l'amministrazione comunale è riuscita a destinare 600 mila euro per il dissesto idrogeologico e 1 milione 200 mila euro per l'acquisto di 6 unità immobiliari per il sostegno di alcune famiglie in difficoltà. Siamo riusciti ad avere anche un finanziamento per le case ERP, le case popolari, e grazie a un finanziamento da 1 milione 200 mila euro stiamo procedendo all'acquisto di nuove 6 appartamenti da mettere poi a disposizione del patrimonio immobiliare pubblico. Sempre a sostegno delle famiglie più svantaggiate, da gennaio 2024 verrà elargito dal Comune un contributo per sostenere le spese relative alle attività sportive. Con il bilancio che stiamo iniziando a predisporre, quindi a partire da gennaio del 2024, ci sarà una nuova misura a Pelago che prevederà, a seconda della fascia ISEE, un contributo da parte del Comune per la copertura di quota parte delle rette delle attività sportive. Questo perché la pratica sportiva per noi è importantissima, è salute e benessere, ma soprattutto è socialità e possibilità di stare insieme per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Quindi in un momento in cui i prezzi corrono e le difficoltà delle famiglie, anche medie, sono crescenti, ci piace molto dare questo segnale di aiuto, di sostegno a una pratica bella come quella sportiva. In collaborazione poi con la Regione Toscana sono previsti infine altri due cantieri. A questo si aggiungano in queste settimane la partenza dei lavori per i nuovi spogliatoi del campo sportivo del Pelago Calcio, grazie a un contributo regionale cofinanziato dal Comune di Pelago, e i lavori per l'adeguamento sismico della casa comunale, anche qui grazie a un finanziamento di oltre 700 mila euro da parte di Regione Toscana. E se Pelago investe sui suoi cittadini scelgano Pelago come sede per le loro attività, portando nel territorio alcune eccellenze. Abbiamo delle belle realtà anche da un punto di vista imprenditoriale. Da segnalare tra le principali c'è il forno La Torre di Diaceto, che è un forno ormai storico e da tanti anni è presente sul nostro territorio, che unisce la qualità dei prodotti ormai a una ricerca sulla salute, sul benessere e sulla riscoperta delle tradizioni antiche. Sono degli artigiani bravissimi, ma sono anche dei veri esperti e ricercatori, riescono a mixare il gusto con la salute e anche la riscoperta delle nostre tradizioni. Ma ci siamo sempre impegnati nel proporre soluzioni innovative nel campo dell'alimentazione, soprattutto rivolti a chi ha problemi di intolleranza alimentare, a chi fa diete particolari anche senza l'uso del glutine, senza zuccheri, e con cereali poco conosciuti e soprattutto del territorio. A Diaceto dunque si riscoprono vecchie tradizioni legate alla panificazione, sapientemente lavorate e riammodernate dai maestri artigiani con pala e grembiule, mentre poco distante, a Paterno, altri artigiani armati di argilla e creatività portano avanti l'arte della ceramica, tramandandola alle nuove generazioni. Abbiamo poi anche una bella realtà a Paterno dello studio ceramico Giusti, che da tantissimi anni propone un'interazione anche con la comunità importante, perché sono dei veri e propri artisti, ma non chiusi nel loro laboratorio, ma aprono la loro arte. Abbiamo tanti progetti di collaborazione con loro durante le nostre feste paesane e soprattutto dentro le scuole, e questa è la forma più bella di arte perché diventa accessibile a tutti. Abbiamo da sempre affiancato al lavoro di produzione un lavoro di divulgazione dell'arte della ceramica, andando nelle scuole, facendo corsi per adulti. Questo per noi è un punto fondamentale, perché ci piace la sperimentazione, ma soprattutto siamo consci che se i giovani non si avvicinano a questo mestiere, il mestiere si impoverisce. In Giappone questo lavoro è considerato un'arte primaria perché riesce a unire sia la forma, la scultura che la decorazione. È veramente una malattia che quando prende una persona non finisce mai di approfondire le tecniche, di sperimentare, per cui è un grande amore, sì.